Ancora match ball. Caforio, poi De Michelis, primo tempo di Bertone che chiude e portano a casa i tre punti, l'intera posta in palio le ragazze del Volley Soverato. 25-10, si chiude qui. Costanza Manfredini, una delle protagoniste di questa bella vittoria del Soverato nel derby di Santo Stefano contro il Palmi, una prova di carattere ma anche una bella prestazione della squadra. 3-1 il risultato finale, obiettivo raggiunto, tre punti importanti anche in ottica Coppa Italia. Sì, assolutamente, era una partita molto importante da tutti i punti di vista, insomma un derby molto sentito e poi insomma per la classifica era molto appunto importante, eravamo entrambi a 17 punti, adesso insomma abbiamo mosso un po' la classifica e in chiave Coppa Italia è importante, adesso ci manca l'ultima partita del girone di andata e poi si definiranno insomma la griglia della Coppa. Avete dominato in tre dei quattro set, mentre nel terzo si è giocato punto a punto, l'avete perso al photo finish, però la squadra è rientrata nel quarto set ancora più decisa dopo aver perso il terzo, quindi indice del fatto anche che sotto il profilo mentale questa squadra sta crescendo ulteriormente. Sì, siamo state molto brave a entrare col piglio giusto nel quarto set, perché comunque perdere un terzo set così, dove siamo state comunque avanti quasi tutto il terzo set, poi siamo arrivati punto a punto sul finale, l'abbiamo perso, non è facile insomma rientrare con la giusta concentrazione, invece siamo state brave e sono molto contenta di questi tre punti e sono molto contenta come al solito dell'ambiente che c'era oggi al palazzetto, perché davvero c'era tantissima gente e il tifo ci ha sostenuto dall'inizio alla fine. Il capitano Alessia Travaglini, un'altra delle protagoniste di questa bella vittoria del Volley Soverato, una prova convincente dicevamo con Costanza Manfredini, esaltata poi dalla bella cornice di pubblico, vi siete saltate anche voi, un bell'ambiente, una vittoria anche importante in ottica classifica. Ma è stata una partita ben giocata da noi. Per noi era fondamentale prendere questi tre punti sia in virtù dell'ingresso in Coppa e soprattutto perché era un derby, qui ovviamente è tutto molto sentito, si è visto dalla cornice di pubblico che c'era oggi al palazzetto e ci tengo particolarmente a ringraziare tutti perché ci hanno dato veramente una grossa spinta, ci hanno dato tutte le motivazioni per entrare in campo nel quarto set dopo aver mancato insomma la chiusura della partita al terzo per spingere e chiudere la pratica. Una bella reazione della squadra dopo la sconfitta di Trento per dimostrare che i passi in avanti si stanno facendo sia sotto il profilo del gioco, sia sotto il profilo del carattere e sia anche sotto il profilo dell'intesa, perché non ci dimentichiamo che è una squadra per 8-11 nuova. Sì, era fondamentale perché a Trento non abbiamo fatto una bella prestazione. Sicuramente quel set finito 25-7 era rimasto un po' indigesto a tutti quanti e ci tenevamo insomma a rifarci già dalla prima occasione utile, soprattutto come ho detto prima in virtù del fatto che oggi era fondamentale per la definizione della griglia della Coppa Italia, quindi non so ancora quali sono gli altri risultati, ma per noi era fondamentale prendere questi tre punti e assicurarci l'ingresso, poi per il resto vedremo. Coach Giangrossi, sconfitta del Palmi qui a Soverato 3-1, una partita che si pronosticava difficile anche perché era un derby, una squadra che comunque ha lottato almeno nel terzo set, mentre nel primo e nel quarto si può ben vedere dai parziali che non è stata una partita come forse ci si attendeva. No, assolutamente. Noi pensavamo, eravamo venuti a giocare una partita diversa, sapevamo che era una partita difficile e la volevamo affrontare in modo diverso, almeno come atteggiamento. Purtroppo oggi le cose non venivano e loro hanno giocato un'ottima pallavolo, noi non possiamo dire di aver fatto altrettanto, anche il set che abbiamo vinto secondo me l'abbiamo vinto più su episodi casuali che su una vera qualità di gioco, tanti meriti loro, altrettanti probabilmente dei meriti nostri che nelle ultime due settimane abbiamo avuto un sacco di problemi, non siamo stati bravi a compensarli, quindi è giusto, il risultato è giustissimo. Loro hanno fatto tanto di più e quindi niente, c'è poco da commentare insomma. Che cosa non ha funzionato a suo giudizio sotto l'aspetto tecnico-tattico quest'oggi? Perché è vero che anche nel terzo set avete sofferto, però quantomeno siete rimasti in partita e alla fine avete vinto il set, mentre negli altri parziali siete stati sempre ad inseguire gli avversari sin dall'inizio. No, siamo mancati proprio nella qualità del muro difesa, il break point non abbiamo girato per niente. In alcuni momenti anche in cambio palla abbiamo faticato tanto perché la ricezione non veniva, nonostante insomma non sempre la battuta fosse irresistibile. Paghiamo il fatto di essere comunque una rosa molto corta, quindi con poche soluzioni, se qualcuno cala non c'è l'alternativa, quindi dobbiamo andare con quello che abbiamo in mano. Purtroppo oggi troppe cose non hanno funzionato, quindi non siamo riusciti a nasconderle.
siamo praticamente a metà campionato perché manca una giornata per il giro di boa, si chiude qui prima il 2016, prima della sosta. Che cosa si attende e quali sono gli obiettivi per il Palmi per la seconda metà di stagione? Guarda, oggi noi saremmo esattamente dove vogliamo essere, quindi c'è tra l'ottava e la settima posizione. L'ottava era l'idea della fine del girone d'andata, entrare nei play-off possibilmente nel girone di ritorno. Siamo in linea con i risultati che volevamo fare, dispiaciuti per il fatto che comunque nelle ultime 6-7 settimane avevamo giocato molto bene e purtroppo dalla settimana prima di San Giovanni Marignano abbiamo perso ritmo. Malanni di stagione, ci sta, insomma, però 4-5 influenze ci hanno fatto perdere tipo una settimana d'allenamento e non siamo riusciti, abbiamo perso proprio ritmo di gioco. Abbiamo provato a recuperare questa settimana, c'è ancora qualche acciacchetto, ce lo siamo portato appresso, oggi un paio di persone febbricitanti, non sono giustificazioni perché comunque poi quando giochi la partita certe cose le devi provare a fare bene comunque e purtroppo non sono venute. Coach Stefano Saia, si può ritenere soddisfatto di questa bella prova del Volley Soverato che chiude benissimo il 2016 con questa vittoria importante sia per la classifica sia anche per il morale contro il Palmi, un derby che era molto sentito, la cornice di pubblico di oggi lo testimoniava e alla fine un'ottima prova del Soverato. Ma innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti al palazzetto a fare il tifo per noi, oggi c'era un clima veramente incredibile al palazzetto, quindi li ringrazio tutti. Io sono contento per tantissime cose, sono contento per il derby, sono contento soprattutto perché questi tre punti praticamente ci qualificano alla Coppa Italia e sono contento perché quando le ragazze giocano con quest'ordine, questa disciplina, muro e difesa, è un piacere vederle giocare. Hanno giocato 3 set, direi in maniera più che precisa, veramente puntuale su ogni pallone e di questo bisogna dare assolutamente loro atto e merito. Una citazione in particolare va per Giorgia Caforio, che oggi è entrata in campo per un errore burocratico e ha dimostrato di poter stare in campo con veramente grande valore. Ecco, una squadra che ha condotto nettamente per 3-7 su 4, nel terzo dove avete giocato punto a punto avete perso al photo finish, ma la squadra non si è scomposta. Penso sia questo uno degli aspetti importanti perché è tornata nel quarto set più convinta di prima e ha chiuso agevolmente poi il match. Ma ci sono anche gli avversari, noi giochiamo a pallavolo, giochiamo contro un avversario che non ci stava assolutamente a perdere 3-0 in maniera così perentoria come sembrava dovesse essere dopo i primi 2 set. Loro hanno reagito, hanno messo in campo tutto quello che avevano, noi abbiamo probabilmente alzato un po' il piede dall'acceleratore, ma la cosa importante è che comunque siamo rimasti in partita perché abbiamo perso 25-23. E poi soprattutto nel set successivo abbiamo ricominciato con un'intensità buona difesa che ha spiazzato il nostro avversario, abbiamo finito la partita con 15 muri punto. Grande apporto da tutte le ragazze chiamate in causa quest'oggi, indice del fatto che questo gruppo cresce anche dal punto di vista dell'affiatamento. Io lo dico da agosto, noi siamo una squadra che in questo momento ha 11 giocatori che possono entrare in campo e dare il loro contributo quando è necessario. Non è solo da questa partita, ma da sempre chi entra ha sempre messo a disposizione della squadra le proprie qualità. Io di questo posso soltanto ringraziare tutte le ragazze e dico che questa è una squadra forte, non 6 ragazze più libero, tutta una squadra di 11 persone.